Matteo, cominciamo dal rammarico per non aver colto una vittoria meritata o dalla soddisfazione per aver dimostrato ancora una volta grande compattezza, grande solidità. Sì, partiamo dalla solidità. Non abbiamo preso gol, è una cosa che mi fa molto, molto piacere. Purtroppo non abbiamo fatto gol il primo tempo, soprattutto perché abbiamo avuto diverse occasioni. La palla è rimasta lì davanti alla linea e non siamo riusciti a metterci la zampata finale per buttarla dentro e in più occasioni. Però sinceramente sì, c'è il rammarico di non averla chiusa, fatto gol e chiusa al primo tempo, però usciamo con un punto e qua è un campo veramente difficile, quindi penso, sono abbastanza soddisfatto, ecco, da questo punto di vista. Grande attenzione dietro nel reparto difensivo perché comunque loro hanno degli uomini davanti che possono trovare lo spunto giusto in ogni momento, invece veramente è stato concesso davvero poco oggi. Sì, ma la solidità la stiamo portando avanti, è un periodo che riusciamo a essere più compatti, più squadra, più tutti i reparti, non parlo solo dei quattro di difesa con il portiere. Loro avevano qualità, ce l'avevano, l'avevamo preparata in un certo modo, siamo riusciti, soprattutto nel primo tempo. Il secondo è stato un po' più confusionario. Forse magari anche la stanchezza di aver giocato 3 giorni fa, tanti ragazzi, e anche il viaggio che è stato un bel viaggio. Però sì, non abbiamo preso gol e va bene così. L'ultima, abbiamo fatto le prime, Rimini ha fatto le prime 8 partite, ha subito 22 gol, nelle successive 10 solo 3. Cioè, che cosa è successo? Da fuori Buona il discorso. disamina? Io, quello che penso io, allora, ne ho parlato anche con i ragazzi, ho detto anche a loro, secondo me davanti stanno facendo un lavoro che prima non facevano. L'ho detto anche in faccia a loro, sia Claudio, Cerni, Lamesta. Allora, però per Claudio e per Cerni posso dire che Claudio, essendo arrivato anche dopo, come Cerni, non aveva la gamba, non aveva la condizione fisica. Questo me lo diceva lui direttamente e si vedeva. Cerni purtroppo non è mai stato disponibile perché ha giocato solo una volta, mi pare, contro il Gubbio in Coppa, dove vincemmo, tra l'altro. Mentre sulla Mesta gli dico: mi fai arrabbiare perché ora fa delle rincorse, delle diagonali di 50 metri, mentre prima questo non lo faceva. Quindi sono contento per lui che è migliorato sotto un aspetto, però secondo me la differenza vera è questa. Sì, siamo un po' dispiaciuti perché per le occasioni che abbiamo avuto magari potevamo essere anche un po' più fortunati e riuscivamo a portare a casa il risultato, la vittoria, che è quello che volevamo, però è arrivato questo pareggio. Secondo me ci sta un po' stretto, però andiamo avanti. Senti, poteva esserci una difficoltà nel loro rallentare un po' il ritmo proprio perché partivano da dietro, spezzandovi un po' quell'intensità, no? Che il Rimini magari poteva portare in attacco. È stata una difficoltà questo loro abbassare il ritmo? Sì, loro cercavano quello, appunto, di abbassare il ritmo, di spezzarcelo. Noi siamo partiti abbastanza forte il primo tempo, poi siamo un po' calati e ci siamo fatti, diciamo, condizionare appunto dal loro gioco, da questo rallentare i ritmi. Però secondo me alla fine abbiamo fatto una discreta partita. Senti, hai giocato, diciamo, un po' più arretrato, no? Davanti proprio alla difesa con 3 centrocampisti davanti e le 2 punte. È una nuova soluzione anche questa delle 2 punte più vicine rispetto. Sì, noi ogni partita magari cerchiamo di trovare la soluzione migliore per mettere in difficoltà il più possibile l'avversario. Questa l'avevamo preparata così e niente, stavo un po' davanti ai difensori e niente, questo. Senti, tutti questi impegni ravvicinati, comunque da un punto di vista fisico, anche oggi Rimini comunque la partita l'ha tenuta bene, nonostante insomma gli impegni siano tanti, no? Sì, gli impegni sono tanti, il viaggio è lungo, però non ci dobbiamo creare nessuna scusa. Alla fine siamo venuti qua, abbiamo fatto la partita e adesso
dobbiamo già pensare alla prossima.